ci può spiegare che cosa fate? Ma noi ci occupiamo di intelligenza artificiale applicata all'analisi delle informazioni, quindi abbiamo creato una tecnologia che comprende le informazioni come le può comprendere una persona, e lì abbiamo costruito tutta una serie di prodotti come motori di ricerca, analizzatori di testi, piattaforme di analisi di grandi quantitativi di documenti che servono a trattare nel miglior dei modi questo grosso patrimonio informativo che hanno le aziende e che spesso non utilizzano a dovere. Voi siete un'eccellenza italiana nella tecnologia, siete stati anche inseriti nel Magic Quadrant di Gartner. Ci può dire un po' come fa un'azienda italiana a competere con i grandi colossi, no, della tecnologia, dell'intelligenza artificiale? Beh, sicuramente con un percorso, nel nostro caso, che viene anche abbastanza da lontano. Noi abbiamo cominciato a investire su queste tecnologie ormai diversi anni fa, sono cose che non si possono improvvisare. Continuiamo a investire tanto, ogni anno noi abbiamo un investimento di quasi 5 milioni di euro all'anno in ricerca e sviluppo, nuovi prodotti, nuove tecnologie, nuove implementazioni di lingue, quindi solo grazie a questo tu riesci a competere, come facciamo noi, anche con grandi realtà a livello internazionale, anche molto più ricche e grandi della nostra azienda. E un'ultima domanda, i prossimi obiettivi anche a livello strategico quali sono? Ma sicuramente c'è l'affermazione a livello internazionale, noi già operiamo su 6 paesi in 14 lingue diverse, ma c'è ancora tanto spazio perché finalmente il mercato dell'artificial intelligence, come si può vedere anche un po' da quanto se ne parla in generale, sta partendo probabilmente in modo molto significativo anche a partire dal 2018, quindi sia in geografie come gli Stati Uniti ma anche in Europa ci sono grandi opportunità che vogliamo cercare di cogliere.